Prego, Andrea, puoi andare. Ok, grazie. Allora, buonasera, siamo all'ultimo degli appuntamenti che abbiamo dedicato ai musei di Federico Zeri e devo dire mi fa molto molto piacere di poter chiudere con la Galleria Pallavicini e con Francesca Cappelletti. La Galleria Pallavicini, il catalogo della Galleria Pallavicini è un catalogo a cui Federico Zeri era particolarmente affezionato, è un catalogo a cui Zeri ha lavorato per molti anni, fra il 49 e il 56, lui stesso che ce lo dice, viene pubblicato solo nel 59. È un catalogo che riceve subito un'entusiastica recensione da parte di Nicholson sulle pagine del Burlington. Ed è interessante vedere, anche per capire qual era allora il mondo della storia dell'arte, i ringraziamenti che Zeri fa nell'introduzione. Si capisce come fosse proprio al centro degli studi di storia dell'arte, non solo di quelli sulla storia dell'arte barocca, che è diciamo il cuore di questo catalogo. E ringrazia infatti da Berenson a Friedlander, da Longhi a Toesca, a Foss. E poi gli amici ringrazia, gli amici erano Francesco Arcangeli, Ferdinando Bologna, Giuliano Briganti, Raffaello Causa, Italo Faldi, Dennis Mahon, Philip Pouncey. Quindi si capisce veramente qual era, come dire, il contesto molto più circoscritto di quello attuale della storia dell'arte allora. E poi c'è un ringraziamento che non è di circostanza. Lui dice: al termine del lavoro mi è grato sottolineare il vivo interesse per i fatti della storia dell'arte, la liberalità ed il senno della principessa Elvina Pallavicini. Quindi su cui spetta il merito di aver voluto questo catalogo, perché si tratta del catalogo di una collezione che comunque è privata e infatti è assai poco accessibile. E Zeri chiude questo ringraziamento dicendo che Elvina Pallavicini aveva infranto la tradizione di incuria, di indifferenza, di abbandono e di insensibile ignoranza verso le opere d'arte, tradizione che in gran parte del patriziato romano è purtroppo radicata da più di un secolo e mezzo. Quindi non si risparmia questo attacco, e dall'altra però appunto c'è questa grande ammirazione per Elvina Pallavicini. Dicevo che mi fa molto piacere che ne parli Francesca Cappelletti. Francesca Cappelletti, penso che tutti la conoscete, non ha bisogno di presentazione. Francesca Cappelletti da un po' meno di un anno è la nuova direttrice della Galleria Borghese, come sapete, e prima Francesca ha insegnato all'Università di Ferrara per tanti tanti anni. I suoi interessi sono appunto interessi soprattutto concentrati sulla pittura a Roma nel 5 e nel 600, ha fatto scoperte molto belle come quelle di pittura caravaggesca relative alla cattura di Cristo Mattei di Dublino, su cui ha pubblicato interventi molto molto importanti, tante ricerche sul paesaggio a Roma fra 5 e 600, culminate nella bellissima monografia su Paul Bril del 2006. E poi Francesca, diciamo, ha anche alle spalle un'attività di curatrice di mostre importanti, come penso come quella sui bassi fondi, bellissima mostra, devo dire, sui bassi fondi del barocco che aveva curato con Annick Lemoine, che io ho visto a Roma a Villa Medici, ma che ha avuto anche una tappa parigina. La mostra su Georges de la Tour, che c'è stata a Palazzo Reale l'anno scorso, e non l'ho vista, ha aperto da poco a Roma la mostra che ha curato con Flaminia Gennari, che immagino molto interessante, sul tempo barocco. E poi c'è anche una ragione proprio più specifica, ancora più specifica, per cui Francesca è qui a parlarci della Pallavicini, perché nel 2014 ha pubblicato un libro sulla collezione Pallavicini e il Palazzo del Giardino a Montecavallo. Quindi sono veramente grato che sia riuscita a venire da noi e non le voglio sottrarre altro tempo e la ringrazio per essere qui. Grazie Francesca. Grazie. Grazie. Io,
Ti ringrazio per questa presentazione che mi sembra davvero estremamente amichevole, molto molto generosa. E io sono contentissima di intervenire e di accettare questo invito. Ringrazio te e ringrazio la Fondazione per questo invito, ma direi che ne devo ringraziare per gli ultimi, soprattutto diciamo per il supporto degli ultimi giorni e quindi per queste bellissime immagini. Immagini che voi potrete vedere, l'amministrazione Pallavicini che può essere molto generosa con gli studiosi, quindi io ho potuto avere diciamo tutte quante le immagini che mi servivano per presentare questo lavoro di Federico Zeri, per parlarne e vorrei dire per parlare soprattutto della sua attualità, senza fare assolutamente nessuna fatica a ritenerlo molto attuale, come spero appunto che si vedrà proprio dalla illustrazione di questo pomeriggio. Ho dovuto tagliare molti argomenti proprio perché il catalogo è ancora adesso estremamente ricco di spunti e di suggestioni e fa quasi impressione pensare che fosse stato scritto in quegli anni che tu hai ricordato, quindi dobbiamo immaginare Federico Zeri a Palazzo Pallavicini dal 1949 fino al 1956 e quando i suoi, diciamo, i suoi studi furono conclusi, i suoi studi appunto sulla raccolta di dipinti, e è una raccolta che diciamo di cui lui pubblica più di 500 quadri e dice appunto sempre nell'introduzione che fino a quel momento ne erano stati pubblicati e studiati poco più di una ventina, quindi questo lavoro che lui affronta è un lavoro che comincia veramente da zero e fa impressione appunto, ripeto, vedere anche l'esiguità della bibliografia e lui cita... Scusa Francesca, ti interrompo, ci scrivono sulla chat che si sente poco ed effettivamente il volume, non so se tu riesci a... Io ho il microfono attivo e la diciamo in genere, anzi ho un tono di voce talmente alto che dà pure fastidio, quindi non così so, si sente già meglio. Forse si sente poco, ancora adesso meglio? Si sente bene, adesso si sente meglio. Ah, va bene, allora forse perché sono più vicina alla... Sì. Sì, che prima ho visto che effettivamente non sentiva bene e due scusa che ti ho interrotto. No, stavo appunto solamente ripercorrendo questa diciamo arco cronologico in cui questo diciamo arco cronologico in cui si svolgono le ricerche di Zeri per questo catalogo e devo dire che vengono anticipate, cioè la pubblicazione dell'intero catalogo è anticipato soltanto da un articolo del 1955 in inglese su De Knoeser, quindi diciamo questa è l'unica anticipazione che viene data degli studi che erano in corso, quindi è molto importante quindi questa pubblicazione del 59. Noi immaginiamo che fra il 1955 e il 59 Zeri abbia avuto ancora modo di ritornare su questi studi. Su questi studi che, come dicevo prima, non è assolutamente un modo di dire, ma vedrete che dai pochi esempi che ho scelto, che ho selezionato per oggi per stare appunto nei tempi, sono esempi di quadri a volte molto difficili e che sono piene di intuizioni, veramente di intuizioni anche per gli studi che poi dopo sono seguiti, gli studi soprattutto sui dipinti di ambito di cultura caravaggesca del Seicento, sui quali ovviamente gli sguardi si sono intensificati e quindi ovviamente anche le riflessioni sono state molto approfondite. Un altro aspetto che è stato molto approfondito a partire sempre dalle ricerche di Zeri è quello sulla storia della collezione, sulla sua formazione, però ecco, devo dire che anche in questo caso nella introduzione che Zeri fa, io a questo punto vi condivido lo schermo, già tutti i punti fermi dei passaggi collezionistici sono segnati, cioè non c'è stato veramente molto altro da aggiungere. Voglio infatti segnalare che all'inizio della bibliografia ci sono anche tutte quante le fonti, tutti quanti gli inventari, quindi adesso io condividerei lo schermo.
Si vede? Sì, grazie. Benissimo. Ecco, condividerei lo schermo per farvi appunto entrare, come entrò Federico Zeri, nella Palazzo o Pallavicini, e quindi questa stratificazione di epoche all'interno della collezione che appunto lui affrontò dai dipinti più antichi fino ovviamente ai dipinti barocchi, ai dipinti seicenteschi. Abbiamo appena provato e funzionava tutto, quindi adesso si dovrebbe anche muovere il PowerPoint. Provo a ricondividere perché non si sposta il PowerPoint, mentre prima non c'era nessun problema. Scusate, ma veramente l'abbiamo fatto un minuto fa. Prova a farlo magari non a schermo intero, non lo so. Provo a vedere, scusate. Cioè, riducilo di nuovo a non a schermo intero e prova a ricondividere in quel momento, vediamo se funziona. Ah, condividere senza aumentare lo senza schermo. Senza averlo fatto schermo intero e poi magari dopo che hai fatto andare la prima, vediamo di rifarlo. Ecco, adesso torna. Però così non abbiamo le... No, prova però a vedere se riesce ad andare su e giù. Ecco, sì, adesso andiamo su e giù. Adesso Perfetto. Deve essere successo qualcosa di meraviglioso. Quindi adesso vedete intanto il palazzo sicuramente come non poteva vederlo Zeri, cioè dall'alto. E poi, se riusciamo sempre ad andare avanti, ecco sì, entriamo appunto nel palazzo. Spero che forse la pesantezza appunto di queste immagini molto belle, molto definite, che fa sì che si vedano molto lentamente. Ecco, tu l'hai citata, io volevo farvi vedere un'immagine della principessa Elvina Pallavicini, che appunto volle assolutamente questo catalogo, che sostenne gli studi di Federico Zeri e che si interessò moltissimo alle vicende della collezione, e fra l'altro diciamo anche a cercare di darle un aspetto il più possibile vicino al momento in cui la collezione era stata creata e installata all'interno delle sale del palazzo. E nell'ultimo diciamo volume che tu citavi, il volume del 2014, per il quale appunto io ringrazio moltissimo la principessa Maria Camilla Pallavicini proprio per averlo a sua volta voluto e averne anche diretto le ricerche e la pubblicazione, abbiamo cercato di dare conto negli ultimi capitoli proprio di questi interventi, di acquisti anche di mobili e di oggetti che hanno poi alla fine ridato alle sale all'interno di Palazzo Pallavicini quella, diciamo così, attitudine proprio quell'ambiente, quello che possiamo chiamare l'ambiente barocco, cioè quella capacità anche di ospitare
questa collezione che si era un po' perso nell'Ottocento con un arredo che invece appunto era più in linea con il gusto ottocentesco. Invece c'è stata poi proprio questa idea di riportare gli ambienti a questa possibilità di abbracciare la collezione storica. Ecco, qui vedete, ogni tanto vedrete delle immagini che sono delle immagini che ci riportano al palazzo e al giardino come doveva vederlo Federico Zeri. E vi dicevo appunto nella introduzione, prima dei disastri appunto del PowerPoint, che è molto interessante dal mio punto di vista che Zeri, che fra le altre persone che ringrazia nell'introduzione, ringrazio Elizabeth Gardner che stava in quel momento facendo questi cataloghi quasi all'origine della storia del collezionismo presso il Metropolitan Museum, e mostri di interessarsi a tutte le vicende storiche che riguardavano il sito. Quindi lui ripercorre la storia della costruzione del palazzo, quindi da parte di Scipione Borghese, e vedete che qui questo è l'ingresso e poi la facciata del casino o dell'Aurora, e appunto costruito da Scipione Borghese e decorato, guardate appunto che meraviglia l'ingresso incrostato appunto ancora adesso di sculture antiche, e decorato appunto da Guido Reni fra il 1611 e il 1614. Quindi devo dire che appunto anche in questa ricostruzione della storia del luogo, prima che diventasse Pallavicini e Rospigliosi, Zeri anche qui non sbaglia un colpo, cioè ripercorre proprio tutta la storia, la fondazione, la decorazione, il passaggio agli Altemps e le successive appunto vendite che riguardavano il palazzo, citando fra l'altro anche una serie di decorazioni che sono delle decorazioni di Giovanni da San Giovanni, dei paesaggi non attribuiti. Quindi insomma davvero non si sofferma soltanto sul capolavoro, ma su tutte le vicende costruttive e decorative di tutto il luogo. Proprio sempre approfondendo la storia del collezionismo della famiglia citando anche le sue ricerche in archivio, dicevo prima, all'inizio di questa bibliografia c'è tutto quanto il repertorio delle fonti archivistiche da lui consultate, e sono fra l'altro delle fonti dalle quali io sono ripassata, ma non solo io, anche appunto Angela Negro, che ha lavorato molto a lungo sulla collezione Rospigliosi, insomma chi si è avvicinato alla storia di questa collezione. E a parte l'acquisto appunto da parte di Giuseppe Rospigliosi nel 1816 di questo dipinto, che è il dipinto forse su cui la scheda del catalogo di Zeri diventa veramente un saggio, non si riusciva, anche lui dice di non essere riuscito assolutamente a risalire ha una provenienza precedente per questo quadro. Fra l'altro lui lo attribuisce a Filippino Lippi, considerandolo una delle opere più alte del 400 italiano, e appunto ripercorre la storia delle attribuzioni fino a quel momento, e devo dire che l'unico testo che si perde è quello di Jacob Burckhardt del 1855, perché per il resto veramente cita tutte quante le attribuzioni e tutti quanti gli studi fino a quel momento. E, ovviamente questo è un quadro che è diciamo una sorta, no, anche di incunabolo proprio di tutto il problema della bottega di Botticelli intorno al 1475. Quello che devo dire, io ammiro moltissimo delle schede del catalogo della Galleria Pallavicini di Federico Zeri, è veramente la sobrietà, cioè ci sono appunto tutte le citazioni degli studi, c'è l'individuazione del soggetto, c'è la storia del pezzo nella collezione, tutto con una concisione estrema. Quindi veramente questo a mio avviso
è ancora oggi un modello. C'è appunto, come vi dicevo, la contestualizzazione di questo pezzo all'interno, queste sono tutte cose che poi ovviamente adesso noi sappiamo benissimo, conosciamo molto meglio, però all'interno di questa storia dei cassoni con l'individuazione degli altri pezzi. Che erano già all'epoca divisi fra i vari musei del mondo. Quindi, diciamo, questo anche qui fa un esercizio di internazionalità, questa che era un'altra delle sue caratteristiche che appunto ricordavamo anche oggi. Ma rientriamo appunto di nuovo nel palazzo, in questo, diciamo, assetto della metà del secolo scorso. Vedete che in questa sala si vedono altri dipinti, soprattutto il dipinto appunto di Claude Lorrain al centro, entrato anche questo nel corso dell'Ottocento nella raccolta. Quindi appunto queste sono sempre delle notazioni molto puntuali sull'ingresso dei singoli quadri all'interno della raccolta che Zeri fornisce. E qui sono anche esposti i dipinti di Rubens, appunto i 12 apostoli con il Cristo. Anche in questo caso io ho voluto cominciare appunto dalle opere più celebri della collezione, le opere su cui appunto Zeri poteva anche forse avere più notizie, a trovare diciamo più elementi, no? Per scrivere le schede, quindi da questi grandi capolavori che appartengono alla collezione, sui quali il suo giudizio, molto documentato, è sempre molto equilibrato. Anche in questo caso, per questa serie straordinaria dei 12 Apostoli di Rubens, che questa è una serie che è completa anche del Cristo nella collezione Pallavicini, mentre invece sappiamo che da quella che è considerata la serie all'origine anche di questa, che è quella conservata al Prado, manca il dipinto con il Cristo, che probabilmente è quello che si trova nel Museo di Ottawa. Vi dicevo che appunto anche in questo caso Zeri è molto equilibrato nel giudizio, conosceva già questo documento, questa lettera di Dudley Carleton che propone questa lettera di Rubens a Dudley Carleton che propone l'acquisto dei dipinti già nel 1618 dicendo che si trattava di una serie che era stata elaborata all'interno della sua bottega, ma di cui lui si impegnava ad eseguire personalmente tutti quanti i ritocchi. Quindi un altro caso di cultura di bottega, un altro caso diciamo spinoso nella decisione, no, dell'autografia. Io vi ho fatto vedere due di questi dipinti, appunto di questa serie completa, e anche questi diciamo sono quadri che hanno attirato poi l'attenzione degli specialisti di Rubens proprio diciamo nel tentativo di decidere quadro per quadro, apostolo per apostolo, l'intervento del maestro e l'intervento della bottega. Eccoci, vi avevo promesso poi invece che una parte, no, degli esempi che avrei fatto proprio per capire che cos'è un catalogo, come si scrive un catalogo e anche tutte quante le questioni, no, che pone il catalogo allo studioso, cioè il catalogo di una collezione che si è formata in grandissima parte grazie appunto a Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi, quindi fra la fine del 600 e il 1710, raccogliendo tutta questa parte invece genovese, no? Quella di Lazzaro e Stefano Pallavicini, quindi anche i dipinti di Rubens, ovviamente, come Zeri già segnalava, vengono dalla parte genovese di questa famiglia che poi si unisce appunto alla famiglia Rospigliosi nella seconda metà del 600 a Roma. Quindi è chiaro che la collezione Pallavicini, come altre collezioni romane sempre del 600, abbiano una storia composita.
storica. I dipinti raccontano la storia dei personaggi, raccontano la storia dei vari nuclei familiari, ma a volte è difficile rintracciarli, cioè è difficile rintracciarli nella proprietà di uno o un altro membro della famiglia. Quindi Zevi si trovò di fronte a molti casi difficili, no? Molti casi difficili per la storia della provenienza, ma anche per l'attribuzione. Per esempio, questo è un dipinto che viene spesso citato negli studi caravaggeschi, sembra dipendere da un'incisione dell'ambito della Cavalier d'Arpino in cui c'è una scena simile, e ovviamente non può non richiamare con questo suo soggetto, la zingara che legge la mano, quindi la Buonaventura, e tutti quanti gli altri esempi caravaggeschi, e quindi l'inizio di questo gusto caravaggesco per la scena di strada e per la pittura dal naturale, che invece diciamo qui non c'è. C'è questa scena sicuramente seguita, come notava Zeri, con un linguaggio che è ancora un linguaggio quasi debitore della linguaggio tardo manierista della fine del Cinquecento, e c'è addirittura sopra il cartiglio con la iscrizione moraleggiante, e lui propendeva per una, lo lascia appunto come anonimo molto prudentemente. Ecco, un altro aspetto che ammiro è anche la grande prudenza di Zeri nei riferimenti agli artisti, nelle attribuzioni. Lo riferisce all'ambito, o forse alla prima attività romana di Claude Vignon, quindi artista francese con un aspetto, diciamo, quasi a volte gli viene dato un aspetto caravaggista, ma in questa, diciamo, logica pancaravaggista che oggi tendiamo ad abbandonare. E però lui cita come esempio, come maestro di Vignon, Jacques Bellange. Ecco, Jacques Bellange è probabilmente invece il nome più adatto per l'autore di questo dipinto. Fra l'altro, noi di Bellange, che sappiamo, no? Autore appunto di scene di genere, che possono, diciamo, spesso sono state viste come delle scene anche anticipatrici di motivi nella pittura di Georges de Latour. Ormai noi sappiamo, per esempio, che Jacques Bellange passò un periodo della sua vita in Italia, cioè oramai dagli studi di Rosenberg del 2001 siamo abbastanza certi di questo passaggio di Bellange a Roma. Quindi questo, diciamo, in un certo senso ci conforta anche sulla possibile provenienza del quadro, o perlomeno sul fatto che esempi di questo pittore si potessero trovare sul mercato romano. Un altro, ecco, questa è un'altra delle meravigliose sale di Palazzo Pallavicini, un altro esempio di dipinti difficili, di dipinti dati da Zeri come anonimi ma legati in qualche modo alla cultura caravaggesca, è anche questa la famosa serie degli angeli con i simboli della passione. E anche questo, diciamo, è un gruppo molto singolare di opere, un gruppo sul quale recentemente si sono concentrati gli studi. Ci sono stati appunto interventi di molti studiosi. Scusate, io qua ho scritto sotto Giovanni del Campo, ma in realtà non intendo proporre così, diciamo, in maniera così decisa questa attribuzione. È un gruppo di quadri che, come vedete, rappresentano gli angeli, ognuno con uno dei simboli della passione di Cristo. Sono stati legati già da Zeri, ovviamente al momento della loro scoperta, alla cultura e all'ambito di Simone Vouet, e quindi a questo momento in cui lo stile più decisamente caravaggesco viene traghettato verso questi esiti di maggiore eleganza. E guardate per esempio il dipinto sulla destra, c'è l'angelo con la tunica verde che
ai chiodi, e questo è veramente, diciamo, un dipinto straordinario. Zeri appunto li legava tutti quanti alla fase di Vouet, diciamo, dei dipinti in San Francesco a Ripa. Devo dire che adesso, osservandoli più attentamente, al di là dell'individuazione della personalità precisa dell'autore, che oscilla appunto fra Giovanni del Campo, Fiammingo e altre personalità intorno, diciamo, al Palazzo Giustiniani, intorno agli artisti che lavoravano per Vincenzo Giustiniani tra gli anni 20 e gli anni 30, però, diciamo, al di là di questo siamo, credo, quasi tutti concordi nel pensare che forse non siano stati eseguiti tutti dallo stesso artista, quindi nel leggere delle mani diverse all'interno di questa serie. Quindi questa è un'ulteriore, diciamo, suggestione, questi dettagli appunto che vi faccio vedere, probabilmente ci sarà anche qualche motivo di riflessione, no, per le attribuzioni, diciamo, di queste opere in futuro. Sono opere che sicuramente domandano uno studio ancora più approfondito, no, di quelli che sono stati fatti anche recentemente. Eccoci, questi sono altri dettagli di altri, diciamo, dipinti di questa serie. E questo è l'angelo che vi dicevo prima, è quello appunto che ha fatto pensare a questo riferimento a Simone Vouet direttamente, o comunque ad artisti intorno a Simone Vouet in una data, diciamo, più avanzata rispetto a quella che all'epoca era stata proposta da Zeri. Ma ovviamente ci dobbiamo sempre ricordare che al momento in cui Zeri scriveva non c'era neanche la datazione precisa della Cappella Contarelli di Caravaggio, quindi, insomma, poi dopo tutto il fenomeno caravaggesco sarebbe stato spostato più avanti e quindi scalato negli anni. Ecco, vi faccio ancora vedere, per rimanere appunto a questo ambito di studi, questo dipinto attribuito da Zeri correttamente a Simone Vouet, che raffigura, diciamo, questa coppia, no, in questo atteggiamento molto affettuoso. È stato chiamato Gli Amanti. È un dipinto, anche questo, sul quale credo che ci vogliano degli studi più approfonditi, perché è un quadro che probabilmente, perché è stato pubblicato solo, diciamo, in bianco e nero, è stato pubblicato poco, qualche volta suscita qualche dubbio sulla sua attribuzione a Vouet. C'è un dipinto simile che è quello del Museo Pushkin di Mosca, sempre attribuito a Vouet. Questa sembra, come spesso accade comunque nel catalogo di Simone Vouet, anche nel passaggio da un dipinto con quelle scene appunto che raffigurano le zingare a un'altra, sono a volte soggetti che Vouet riprendeva anche a distanza di qualche anno. Credo che quello in collezione Pallavicini sia un dipinto che precede, per esempio, l'esecuzione di questo, che forse va spostato ai primi anni 20, mentre l'altro potrebbe essere proprio uno dei primi quadri eseguiti da Vouet a Roma. E questo, diciamo, è un'altra, è un altro dipinto straordinario, in cui invece si fa certamente meno fatica, come appunto fece già Zeri, a riconoscere la mano appunto di in un ritratto romano. Ecco, e sempre parlando adesso, diciamo, siamo passati da esempi che riguardavano opere famosissime, opere cruciali, dal Filippino Lippi Botticelli agli Apostoli di Rubens, fino, diciamo, a questi studi che sono stati degli studi veramente pionieristici per l'epoca sui seguaci di Caravaggio, fino, diciamo, ad un altro quadro
quadro che secondo me è un quadro ovviamente importantissimo della raccolta, è il dipinto che viene attribuito a Diego Velázquez, chiamato La rissa. In realtà è l'inizio di un litigio, no? Fra questi soldati che stavano giocando a carte, cioè una partita a carte che sta per finire male, no? Vediamo a terra la raffigurazione proprio delle carte, vediamo un palazzo sulla sinistra con una bandiera ammainata, quindi questo aveva fatto pensare all'inizio a questo, diciamo, titolo molto romantico, La rissa davanti all'ambasciata di Spagna, no? È un quadro che nel 1943 è Roberto Longhi a riferire a Velázquez in questo articolo meraviglioso sugli ultimi studi su Caravaggio e la sua cerchia, ma vediamo sullo sfondo anche un paesaggio che fa pensare forse di più alle immediate vicinanze a Roma, no? Quindi diciamo un paesaggio di sfondo che è un paesaggio più forse da campagna romana. E quindi un dipinto sul quale nonostante le ultime e convinte attribuzioni a Diego Velázquez, per esempio anche quella molto diciamo argomentata di Salvador Salor Pons nei suoi studi su Velázquez in Italia, c'è stata spesso un po' di incertezza, no? Per questa scala diversa delle figure rispetto ai dipinti di Velázquez. Questo è un quadro piccolo, ma come appunto scrive Federico Zeri, è un dipinto di cui se si vede solo la riproduzione quasi non si riesce a capire che sia un quadro di piccole dimensioni, no? Perché è un quadro in cui c'è una composizione, un piglio delle figure, un modo di comporre che è veramente da grande pittore di storia. Quindi è chiaro che anche nella scena di genere, quella che possiamo chiamare la scena di genere in questo momento, perché è un dipinto che va datato al primo soggiorno di Velázquez nel 1630, però si vede appunto la mano di un artista che era abituato a delle composizioni di più ampie dimensioni, di soggetto diverso, quindi comunque più impegnative. E quindi direi che per fugare ogni dubbio sull'attribuzione a Velázquez di questo dipinto, in realtà sarebbe bastato tornare a leggere la scheda di Federico Zeri, che dice tutte queste cose e anche avvicina questo quadro al dipinto che raffigura la cucina di Vulcano, che vedremo fra poco, in cui ci sono dei personaggi che sono esattamente gli stessi, ma anche diciamo le pose sono simili. Quindi diciamo riusciamo a capire come Velázquez, pur lavorando dal modello, riesca nell'arco dello stesso periodo, appunto intorno al 1630, riesca a dedicarsi a un esperimento come questo sulla pittura di genere, quindi la scena di strada, e invece ha un quadro impegnativo con un soggetto mitologico come la cucina di Vulcano. Ma qual era, diciamo, uno dei problemi che facevano considerare a volte anche difficile, no? O comunque molto, se vogliamo, molto coraggiosa questa attribuzione del dipinto a Velázquez, almeno negli anni 50 del secolo scorso? Era anche, diciamo, questo pandan, cioè c'era questo dipinto, che è un altro dipinto, come vedete qui, soldati giocano a dadi, no? Quindi è chiaro che siano due quadri, non dico concepiti insieme, ma che comunque arrivano anche insieme alla galleria, perché sono dipinti che provengono da Casa Colonna, cioè provengono dalla collezione Colonna, e in questo caso io direi forse, guardando questo quadro, a parte diciamo Zeri lo riferiva questo qui, pur considerandolo ovviamente in relazione con il dipinto di Velázquez, da lui senza nessuna, appunto come dicevamo, esitazione riferito a Velázquez, lo considerava un dipinto di un anonimo seguace di Elsheimer. Perché?
Per il paesaggio in effetti le fronde, gli alberi sullo sfondo e ci riportano a quel mondo che potrebbe essere il mondo di Jacob Peinas, no? Di questi primi pittori pre-rembrandtiani che comunque vengono dalla, sicuramente dalla lezione di Elsheimer, però le figure sembrano diciamo diverse anche dall'esecuzione di un dipinto di questo genere da parte di un pittore olandese. Mi sono chiesta, ma appunto su questo io non ho delle grandi certezze, oltre ad aver esplorato, no, una serie di personaggi, di possibili attribuzioni, soprattutto nell'ambito dei Peinas, anche su di loro sono state fatte delle ricerche molto nuove e quindi risistemate le vicende del viaggio in Italia, se questo non possa essere una copia, no? Quindi un dipinto che è stato, diciamo, eseguito a pandan con l'altro e dopo che si era perso l'originale. Ci sono anche dei momenti molto vividi sui dei gesti di questi personaggi. Guardate il personaggio seduto che si gira verso l'altro personaggio in piedi e come hanno fatto, no, a diciamo così, a trovare, a inventare questa sorta di tavolino da gioco, per cui è un quadro che ha dei momenti, no, che sembrerebbero più inventivi, ma certo l'esecuzione non ha nulla a che vedere con l'altro. Quindi anche questo, diciamo, questo dilemma della relazione fra il dipinto di Velázquez e quello che anche negli inventari colonna, cioè nel 1686 e negli inventari colonna, questo appunto riferimento era l'unico che Zeri non conosceva, si parla delle due bambocciate di Velázquez. Quindi c'era, come si era mantenuto, se non altro, almeno in Casa Colonna, questo riferimento per entrambi i quadri a Velázquez e non c'era nessuna difficoltà a definirli due bambocciate, e invece un genere che noi tendiamo a credere che questo pittore non avesse mai praticato. Ecco, questo appunto è il dipinto di cui parlava Azzeri a proposito delle pose, no? Anche dei personaggi, lì sono dei soldati vestiti, qui sono invece dei personaggi che dovrebbero fare parte di questa scena mitica in cui Apollo si presenta nella cucina di Vulcano, e questo qui è lampantemente uno dei soldati, no? È uno dei volti dei soldati della cosiddetta rissa. Quindi ecco, questo ci fa capire come veramente anche in questo caso, andando al di là del dato proprio formale immediato della grammatica del quadro, Zeri si è riuscito, no, a sostenere l'attribuzione di Longhi con altri nuovi argomenti, però guardando più alla sintassi, guardando alla composizione, guardando veramente a quello che è lo stile del pittore, non solamente diciamo facendo un riferimento tipologico da quadro a quadro. Ecco, qui diciamo arriviamo invece alla conclusione, almeno diciamo alla mia conclusione per oggi, perché vi devo dire che anche questo, cioè rileggere il catalogo di Zeri facendo questa sorta di scelta, no, di casi che potevano essere interessanti proprio per il modo in cui è riuscito a leggere e a contestualizzare dei quadri difficili e a conservare uno sguardo molto equilibrato sui quadri più celebri, più famosi, come quelli che abbiamo visto all'inizio, mi sembra che questo diciamo sia un caso emblematico. Il fatto che lui riconduca a sette paesaggi fiamminghi a David Winckelmann, cioè David Winckelmann, che veramente era un nome totalmente sconosciuto agli studi, soprattutto diciamo agli studi italiani, no, negli anni 50. E questo è un dato molto interessante. Fra l'altro anche Zeri si rende conto, si consulta con Friedlander, e Friedlander appoggia questa sua attribuzione, e quindi diciamo anche per ogni ambito quest'idea di andare a cercare, no, lo specialista, di far vedere anche foto di dipinti
che non erano stati mai visti per cercare questo conforto, e mi sembra un atteggiamento anche questo molto da seguire. E parlando di questi quadri, Azzeri appunto dice che probabilmente sono dipinti, è una serie di dipinti ai quali ha partecipato anche qualche altro allievo di Finzi, perché si rende conto in questo caso che non tutti quanti i dipinti possano, diciamo, essere comunque riferiti alla stessa mano, anche se si tratta di una serie, no? Non era assolutamente inusuale che i paesaggi, soprattutto i paesaggi nordici, andassero o comunque venissero o venduti, venissero acquistati ed esposti nei palazzi appunto in delle serie. Questi sono i due che vi faccio vedere. I colori sono, diciamo, particolarmente squillanti, particolarmente accesi. Quello che leggiamo qui direi che non è esattamente lo stile di David Finkbunz come adesso lo conosciamo, o meglio, potrebbe anche trattarsi di un pittore o di una serie, diciamo, di pittori che lavorano direttamente a Roma, anche perché non c'è traccia di questi dipinti in quegli inventari pallavicini ancora diciamo ad Anversa, prima di essere portati i quadri a Genova e poi a Roma, nei quali invece si può rintracciare la serie dei dipinti di Rubens. E quindi forse potrebbe essere un po' difficile che questi quadri di questo pittore fossero poi sul mercato romano, no? A un certo punto. E questo tema delle cacce è un tema che viene sicuramente molto sviluppato, molto ripreso dagli artisti fiamminghi e fiamminghi italianizzanti che si trovano invece a Roma all'inizio del Seicento, e sicuramente, se voi appunto anche in questo caso, se osserviamo questo tipo di albero con queste foglie che tendono, diciamo, ad aprirsi sul primo piano, no? Per dare quest'idea della vegetazione molto folta di questi luoghi in cui si svolgono le cacce, nello stesso tempo questa maniera anche un po' schematica di descrivere le piante acquatiche in questi corsi d'acqua in cui gli animali cercano di trovare scampo dalla caccia, sicuramente, diciamo, troviamo qualche aspetto di questa pittura nei dipinti, però questo qui è molto ingiallito, ma nei dipinti di Sebastian Branks, che invece è un pittore che sicuramente diciamo è a Roma fra il 1597 e il 1601, che potrebbe essere stato, diciamo, uno dei tramiti di questa cultura, no, del nord, e quindi, diciamo, di questa scuola tardo cinquecentesca anversese, di questo suo trasferimento invece sulla scena romana, dove questi dipinti per molto tempo ebbero una grande fortuna, soprattutto presso le collezioni, venivano acquistati ancora nella seconda metà del Seicento, e forse questa appunto potrebbe essere una strada, no, per comprendere la fortuna di questo tipo di paesaggio nordico ancora in una collezione intensamente barocca e per altri aspetti molto moderna e molto legata ogni volta al proprio tempo, come è la collezione Pallavicini, e anche per capire quanto a fondo è andata l'osservazione e la ricerca di Federico Azzeri già appunto a metà degli anni 50 del secolo scorso. Io vi ringrazio. Grazie davvero, Francesca, per questo itinerario e per le cose che ci hai detto, no, dove si capisce appunto come ancora, come ci hai fatto vedere in questi ultimi paesaggi, ci sia ancora da studiare, per fortuna. E però, diciamo, sì, quello come hai fatto vedere colpisce appunto
diciamo, sono oltre 500 quadri e molti dei quali appunto non avevano storia, non avevano attribuzione, ci sono gli inventari, però appunto, diciamo, ricordiamolo, è sempre importante che questi inventari siano poi letti da chi ha gli occhi per conoscere la pittura. Cioè, in questi anni Zeri, facendo sia il catalogo Spada che questo, in un momento in cui in fondo ancora, no, su questa pittura c'erano certo le ricerche di Faust, di Waterhouse, ma non era ancora un terreno così battuto, riesce davvero a essere, come dire, apripista. E poi appunto effettivamente un aspetto che lui sottolinea nell'introduzione, che anche tu hai fatto notare, che è straordinario di questa collezione come si sono sedimentate varie cose, no? Cioè i pallavicini, i rospigliosi, poi le vicende anche successive, come arrivano anche i dipinti piemontesi del Rinascimento, poi come Defendente Ferrari in ultima battuta, quindi diciamo questa sedimentazione così straordinaria, diciamo, e così insolita, ecco. E... No, infatti la cosa interessante è che lui non perde mai il filo della storia del collezionismo, no. Quello che appunto, anche se diciamo forse come definizione di un ambito dei nostri studi ancora non era stato, no, ben precisato, però ogni volta, appunto come dicevi tu, anche per i quadri che venivano dalla famiglia Medici del Vascello, quindi che erano quelli arrivati proprio nell'ultimo momento della storia di questa collezione, proprio grazie alla principessa Elvina, e lui ogni volta fa questa puntualizzazione sulla provenienza. Quindi quando gli inventari appunto che lui aveva letto, oltretutto non li prende assolutamente in non accoglie tutte quante le indicazioni, questo certamente, anche perché molto spesso si tratta di inventari abbastanza tardi, e quindi chiaramente non potevano essere considerati, e questo diciamo Zeri lo sapeva benissimo. Oggi qualche volta non qualcun altro, diciamo, non se ne rende sempre conto, ma è chiaro che è un'attribuzione della metà del Settecento, della fine del Settecento, a proposito di dipinti del secolo precedente, dell'inizio del secolo precedente, forse non ha quella, diciamo così, affidabilità, può essere a volte concepita più come un'indicazione di storia del gusto, no? Ecco, in questo caso gli inventari sono sempre importanti, perché ci raccontano molto della mentalità, e ci raccontano molto dello sguardo dell'epoca, e poi appunto, se contestualizzati e letti bene, ci possono dire molto anche dal punto di vista a volte del voler aumentare o deprezzare, no, il valore di un quadro a seconda delle vicende familiari. Ecco, devo dire che anche su questo Zeri non si perde mai, cioè cerca sempre di tracciare una storia che, come dicevo all'inizio, è molto accurata, è molto precisa, sia della famiglia che del luogo. E quindi questo aiuta chiaramente molto a contestualizzare poi il lavoro, a contestualizzare lo studio sulla singola opera. Assolutamente. E poi, come dici tu sobriamente, cioè l'introduzione sono 19 pagine, capito? Appunto. Uno la legge in un'ora ed è ricchissima di dati, e allo stesso modo le schede alla fine smuove tante cose. E poi, come dici tu, appunto è interessante questa attenzione al versante della storia del collezionismo, perché diciamo ormai noi diamo per scontato Haskell, ovviamente, ma Haskell stava in quel momento non c'era, e quindi rispetto alla tradizione longhiana io penso che proprio il suo frequentare comunque l'Inghilterra già dagli anni 40, questa idea storica molto forte l'avesse data, perché non c'era una tradizione così forte di cataloghi così ricchi in Italia, insomma. No, ma infatti la sua, diciamo, è più una storia della provenienza, e che la storia della provenienza è una, diciamo invece, è un così modo di studiare molto legato alla storia dell'arte anglosassone, perché la storia della provenienza è cruciale, e chiaramente è cruciale proprio in altri paesi da dove i quadri provengono, cioè nel senso dove i quadri sono arrivati, per cui è importante in genere studiarne la provenienza, perché i musei non si sono
formati, no, con le gallerie fideicommissarie. Quindi in quel caso c'è sempre questo tentativo di andare, insomma, a riscoprire l'origine, la storia, il viaggio dell'opera. E devo dire che per Zeri la difficoltà, ma probabilmente anche proprio la palestra della collezione Pallavicini, sta proprio in questa formazione della raccolta che deve tenere conto di personaggi diversi e di personaggi anche con storie geografiche diverse, no? Perché appunto c'è tutta la parte genovese, c'è la parte romana, però diciamo della formazione a Roma, ma comunque di due famiglie, c'è la parte di Pistoia, ci sono le opere che venivano da altre proprietà nel Lazio, quindi lui segnala anche quando lo sa, per esempio quando i quadri vengono da Zagarolo, no? Alcune delle grandi tele che poi in realtà venivano dal Palazzo Ludovisi e di Zagarolo, lui se ne accorge e lo dice, almeno in un caso. Quindi questo io lo trovo veramente di una ricchezza e di una ricchezza e di un'importanza incredibile, per dire, negli stessi anni, e loro erano in contatto, Paola Della Pergola faceva il catalogo della Galleria Borghese, gli anni 50 sono un momento, l'avrete detto sicuramente molte volte nelle vostre altre conversazioni, però sono veramente un momento fondamentale per questa esigenza di catalogazione, no, delle gallerie, e devo dire che appunto la Della Pergola ce l'aveva molto di meno questo problema, perché tutte quante le opere, lei fa inventario del cardinale, inventario del principe, no? Però era anche più lineare la storia della collezione. Però io credo che l'impostazione del catalogo, dei cataloghi di Zeri, sia stata fondamentale anche per gli altri cataloghi che non ha fatto lui di questo periodo, perché tutti tengono a questa asciuttezza, a questo, diciamo, tentativo di collegarsi, no, anche ad altre opere che stavano in altri musei, e al collegamento con i documenti. Quindi, diciamo, questo il confronto fra le varie opere e il riferimento, dove possibile, al documento, sono proprio, diciamo, i punti fermi anche degli altri cataloghi di questo periodo. Hai ragione, quello della Pergola, hai ragione. Sono cataloghi poi che ha ottenuto negli anni, diciamo, che consultiamo ancora. E devo dire, viene anche una grande nostalgia a pensare, come dire, di queste persone che potevano dedicare vari anni da sole. Cioè, oggi se fai un catalogo di un grande museo, ci sono 50 persone che scrivono. Siamo tutti bravi, però non è la stessa cosa. Cioè, un'unica testa che studia 540 quadri... risultato ottiene, e oggi sembra impossibile. Ci sono un po' di domande qui. Sì, adesso leggo. Io mi sono attenuta ai tempi che mi hai dato tu, perché avevi assistito a quella conferenza infinita e ti eri preoccupato, ma in quel caso però eravamo in due e gli studenti avevano fatto molte domande. Ti chiedono una cosa su VE. Allora sì, c'è una domanda su VE, sul un possibile diciamo collegamento, o forse a Virginia d'Avezzo, no? Diciamo che mi sembra più un VE, vorrei dire quasi di Manfrediana Methodus, cioè un anche se adesso pensiamo che Manfredi abbia dipinto dopo, ma insomma, diciamo, un VE da pittura dal naturale, cioè un VE del 1616 piuttosto che Virginia. Quello che noi conosciamo di Virginia d'Avezzo al momento è ancora molto problematico, e non mi sembra comunque che abbia questa vivacità quasi veneziana di questa pennellata, diciamo, molto così, se vogliamo, proprio appunto legata a questi esempi di neovenetismo, questo colore, questi rialzi così brillanti. Mi sembra più Simon Vouet che sperimenta, e noi appunto purtroppo di Virginia d'Avezzo abbiamo molti pochi punti fermi, no? Per cui non sarei sicura, ma appunto non posso dirlo, aspettiamo appunto delle altre ricerche, delle scoperte forse su di lei. È molto interessante il recupero di questa personalità,
Questo lo penso anche io, però ecco, sicuramente sono cose molto, molto da valutare. Ecco, per quanto riguarda la domanda fuori tema durante la io diciamo questo non lo so, non credo che ci siano stati delle se si riferisce a cosa potrebbe essere accaduto o durante la guerra, non credo che ci siano state delle da quello che so, insomma, da quello che scrive anche Zerio, da quello che ho potuto studiare, non mi sembra che ci siano state delle vicende così che in particolare hanno riguardato la collezione, però se mi vuole scrivere o se ha delle appunto così curiosità o studi più precisi, possiamo comunque anche sentirci nei giorni successivi a questa lezione. Questo appunto lo dico a tutti. Grazie. Non so da Davide se ci sono domande su Facebook, perché io quella non la riesco a vedere. Chiedono soprattutto se la collezione è aperta al pubblico e visitabile. Domanda. Allora, no, la collezione diciamo non ha un orario di apertura al pubblico, è aperto il casino dell'Aurora la prima domenica del mese. Io adesso vorrei dire delle cose sbagliate perché non so che cosa è successo con il Covid, però insomma c'è una tradizione di grande apertura agli studiosi, quindi diciamo se sicuramente se c'è un'esigenza di studio, se c'è un'esigenza scientifica e si può sempre scrivere spiegando e appunto credo che questa tradizione di apertura e di comprensione per le esigenze di studio continui, almeno io ne ho avuto un'esperienza molto profonda di questa generosità. Poi c'è sono dei ringraziamenti, si congratulano con la mostra di Latour. Ah sì, grazie. È una mostra che è stata molto, molto sfortunata, ma insomma come tutte le mostre che dovevano aprire fra febbraio e marzo del 2020, ma diciamo rispetto al resto direi che è una cosa che possiamo accettare, insomma è rimasto sicuramente il catalogo a testimonianza di questo lavoro molto così molto lungo, anche diciamo molto difficile per mettere in piedi questa mostra. Bellissima. No, e poi devo dire hai illuminato bene quello che è il grande problema del Pandan, del Velázquez, che effettivamente sembra proprio, come dire, che gli debba stare a fianco, no? Perché poi hanno le stesse dimensioni. Sì, ma poi il soggetto è lo stesso, la composizione anche. Io, diciamo, quello è un problema che alla fine non è stato risolto neanche in questo, diciamo, accurato studio che Salor Pons ha fatto di Velázquez in Italia, in cui è stato in grado di trovare tanti documenti, anche dei documenti che non si conoscevano su alcune commissioni. Invece quello diciamo sapevamo, ma lo sapeva anche Zeri che veniva da Casa Colonna, sapevamo che c'era questo Pandà, ecco la notizia recuperata è questa citazione nell'inventario Colonna in cui si parla proprio di due bambocciate di Velázquez, però appunto anche lì siamo nel 1686 e che i quadri fossero attribuiti entrambi a Velázquez in quel momento ci può anche non sorprendere, no? Che chi fa l'inventario non abbia colto la differenza stilistica, oppure appunto l'altra cosa che mi viene in mente è che un dipinto sia andato disperso e prima ne sia stato fatto una copia, perché lì più che un'altra mano a me sembra proprio un problema di dislivello livello così di un po' di qualità, no? E la cosa che diceva Zeri appunto di seguace anonimo di Alzheimer, io anche la vedo, perché vedo in questo paesaggio appunto chiaramente qualcuno che conosceva Alzheimer, però anche l'altro mi sembra un quadro
se non fosse, diciamo, una copia di un quadro perduto, comunque sì, mi sembra come impostazione anche del paesaggio un quadro degli anni 30, quindi che può stare benissimo vicino a questo di Velázquez, con la datazione, fra l'altro, che dava Zeri, no? Perché poi ci sono stati anche vari, non solo discussioni sull'attribuzione, ma addirittura discussioni sulla cronologia, quindi direi che invece quello che aveva centrato lui con pochi elementi, con molti meno elementi di quelli che abbiamo noi, rimane proprio perspicuo e chiarissimo. Eh sì, però insomma, diciamo, è veramente ancora un problema e hai ragione che c'è questa possibilità che magari possa essere una coppia, perché diciamo dall'altra il quadro di Velázquez è davvero vertiginoso. E poi anche lì io penso che forse effettivamente che bisogno ci sarebbe stato di far fare l'altro con un soggetto molto simile, è una coppia, non è una serie. Nella serie io ho esperienza di elementi di una serie che venivano affidati a pittori diversi, no? Anche per il famoso tema del paragone, cioè, però in una coppia così stretta di dimensioni piccole, perché dobbiamo pensare che l'altro sia un personaggio tipo, non so, Millo, Cerquozzi, che poi voglio dire, nessuno di questi, quel quadro non si può comunque riferire a nessuno di loro, e quindi è molto difficile, no? da immaginare una situazione del genere. Non c'è neanche un'idea su chi sia il primo committente del Velázquez. No, appunto, dovrebbe essere Colonna, cioè dovrebbe essere un quadro Colonna, però da quello che ho capito con certezza, gli inventari Colonna sono, penso, praticamente gli unici che non ho consultato di persona. Però da quello che ho capito e dalle pubblicazioni molto valide che ci sono state, non si riconoscono con sicurezza prima di questa citazione del 1686 nella collezione del Connestabile. No, quella sarebbe bello scoprire la committenza, perché è veramente uno dei quadri più straordinari, insomma, della collezione. C'è un altro messaggio dove si complimentano ancora per la mostra di Latour, perché bisogna vederla, e è vero che dice. Sì, è vero che non ci sono opere sue, però devo dire che questa, e soprattutto, ecco, anche questo per ritornare di nuovo al catalogo di Zeri, e soprattutto che è molto difficile trovare una traccia della presenza di Giorgio de Latour in Italia, perlomeno io non ci sono mai riuscita, anche se ho provato, devo dire che quando effettivamente, pensando che quasi tutti gli artisti lorenesi sono venuti a Roma, e oggi diciamo non a caso ho fatto questo riferimento, c'è anche un altro dipinto con una figura femminile che può essere riferito a Bellange nell'ambito della collezione Pallavicini, il fatto appunto di pensare che un altro pittore così sia comunque così legato alla cultura proprio della Lorena, invece indubbiamente abbia fatto un viaggio in Italia, da un lato ha fatto pensare anche ai più strenui e difensori della mancanza del viaggio in Italia di Latour, che invece questo, perlomeno per verosimiglianza storica, si possa immaginare, no? Però ecco, anche quello non è provato per via documentaria, quindi io sono ancora abbastanza restia. Però man mano studio Bellange per convincermi di questo fatto. Che Latour è venuto a Roma, no? Certo, quella è una delle grandi questioni del 600 europeo proprio. E io non so se ci sono altre domande da Facebook. No, non ci sono. Allora io credo che siamo perfettamente in tempo, e se anche da qui non ci sono altre domande da Zoom, io ti ringrazio ancora, perché è stata veramente una conferenza molto bella
hai restituito veramente l'importanza della collezione e diciamo anche la qualità del lavoro di Zeri. E ti ringrazio davvero anche a nome di tutti gli altri che hanno assistito, e ringrazio anche loro che sono stati presenti e l'hanno sentita. La conferenza poi rimane sui nostri, diciamo, rimane online e quindi si può sentire in qualsiasi momento. E davvero, grazie davvero Francesca, e grazie al pubblico che ci ha seguito in questa serie dedicata ai musei di Zeri. Adesso torneremo con altre cose su Zeri in autunno per festeggiare questo. Ah, bellissimo, speriamo in presenza. Speriamo davvero. Nessuno ne può più di Zoom, noi lo insegniamo, lo sappiamo bene. Sì. Di vederci davvero. Francesca, grazie, grazie davvero. Grazie davvero e brava. Grazie davvero. No, grazie, grazie a voi, grazie ancora dell'invito e di questa opportunità. E riflettere sui cataloghi chiaramente non solo fa sempre bene, ma perché per me in questo momento, in questo passaggio che tu prima ricordavi, è stato veramente essenziale riavvicinarmi proprio ai cataloghi di Zeri. Ma in generale ai cataloghi degli anni 50, quindi a questa operazione davvero di primo studio approfondito delle opere in mezzo come a un deserto, no? Cioè, quindi veramente sono i libri che ci hanno consentito poi di studiare, quindi sono dei libri importantissimi. Assolutamente, assolutamente. Bene, grazie Francesca. Grazie a te. Ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao.